Piccole imprese crescono. 56 aziende della provincia di Frosinone sono state premiate dalla Camera di Commercio nel corso di una sobria ma significativa cerimonia con cui si è concluso sulle sponde del lago Fibreno il progetto nazionale con cui sono state insignite dell'ambita certificazione quelle attività, le più dinamiche, che nonostante le ferite lasciate dalla crisi si sono distinte per qualità e qualificazione. Si è trattato di un premio che ha concluso un'intensa giornata nel corso della quale, grazie all'impulso del presidente Marcello Pigliacelli, 20 operatori americani hanno parlato di affari e di joint venture con 25 colleghi laziali. Un lancio verso il futuro, verso un mercato straordinario, quello degli Stati Uniti. Grossa qualità sia da parte dei nostri operatori che grossa qualità anche da parte degli operatori americani. L'ICE di Miami li ha selezionati, noi li abbiamo avallati, siamo molto soddisfatti di questo. Premiate attività sociali che si sono messe in luce nei settori del turismo e della moda e da quest'anno anche 6 del comparto ancora in affanno dell'edilizia. Ci sono delle imprese che ancora stanno sul mercato, sono delle imprese che hanno il coraggio di rimettersi, di cambiare il sistema di costruzione. Innovazione, che è la cosa secondo me che bisogna iniziare a fare, perché è essenziale che anche l'impresa edile si deve rinnovare, deve cambiare stile, deve cambiare modalità di costruire e pensare sempre al domani, mai tornare indietro. Sua eccellenza, il prefetto di Frosinone Emilia Zarrilli, era particolarmente contenta a premiare 56 eccellenze della provincia. Non solo perché le eccellenze del territorio vanno evidenziate in tutti i modi e noi istituzioni abbiamo il compito, il dovere di attestare insieme agli altri queste eccellenze. In secondo luogo, per me è un modo anche maggiore di conoscere il territorio e quindi sono lieta di fare la conoscenza di queste eccellenze vere. Questo riconoscimento va nella direzione di chi e di coloro hanno saputo innovarsi e contestualmente perseguire, nonostante la crisi, anche l'innovazione. Oggi innovazione è continua, non è più un'innovazione spot, quindi non si può investire più in innovazione per 3 mesi. In un'azienda, qualsiasi essa sia, l'innovazione deve essere continua. L'utente non va più a sorpresa, non è più un avventuriero, si documenta prima, quindi riuscire a far vedere già sulla rete, già online, che ci sono delle certificazioni, è fondamentale per questo settore.